una strada. Non passa. Tu figurati. Oggi sei di 10 fino alle 20. Oh, capitani è? Allora, non so, non chiede tanto, mi chiede tanto. Ci costumano, dai, ci costumano. Due squadre che non possono assolutamente fallire l'appuntamento con la vittoria. Il Friends Cicciano invischiato nella lotta per non retrocedere sta rischiando davvero di andare direttamente in Serie C2 con gli ultimi risultati utili del Pomigliano. Il club Futsal Parete invece ha riaperto nell'ultimo mese le speranze playoff con un cammino straordinario per i ragazzi di Mangiacapra, inquadrato ora il tecnico napoletano del Cicciano, dall'altra parte l'allenatore giocatore Mangiacapra. Andiamo a vedere le fasi salienti di un match che praticamente non è mai in discussione, perché il Parete lo fa suo con un primo tempo straordinario. Questo è il gol di Ponde che apre le marcature per la formazione di Mangiacapra, poi ancora il tentativo di Morra e il tappino successivo di Ponde con la parata di Infante. Prova a reagire il Friends Cicciano con questa azione corale, non riesce a venire però in attacco in maniera decisa, così come in altre circostanze il team di Napolitano. Assemiano il tiro da distanza, la parata di Infante, poi ancora questo errore questa volta di Infante e c'è il grandissimo gol di Rosario Morra che infila la palla praticamente all'incrocio dei pali. Spazi larghi lasciati dal Friends Cicciano e ancora in avanti il Parete con la rete di Esposito, quella dello 0-3. Non è finita perché ancora in avanti con il gran destro di Tamburrino che trova la porta, la traversa e poi il gol per il 4-0 in chiusura di primo tempo. Il Parete quasi va a divorarsi ancora il gol del 5-0, poi il Cicciano tenta una timida reazione con Carfra che non riesce a inquadrare il bersaglio, altra ripartenza micidiale con la parata di Infante, poi di nuovo il tentativo di Esposito, il passaggio largo verso Ponde e quello di ritorno ad Esposito che infila così la rete e lo 0-5. Partita praticamente chiusa, prova a riaprirla il Friends Cicciano, qui chiedono il fallo di mano ma l'arbitro non è d'accordo, il sinistro invece di Basile non lascia scampo per lo 0-6 a favore del Parete. Ancora un tiro libero a favore della formazione di Mangiacapra con Ponde che manda la sfera sul fondo. Finisce così il primo tempo di una partita mai in discussione, la ripresa infatti non accade praticamente nulla di nuovo se non il fatto che il Parete controlla agevolmente il match rischiando soltanto qualcosa sulle iniziative del Cicciano. Qui il tentativo di Nastri, poi ancora questa chance con la parata dell'estremo difensore ospite, Ponde la triangolazione e arriva anche la sfortunata autorete per il Friends Cicciano. Siamo sullo 0-7, il tentativo del Friends qui con questa azione insistita arriva il gol della bandiera per i padroni di casa, 1-7 ancora. Ora questa iniziativa con un'altra rete per il 2-7 targata a Napolitano, troppo poco per sperare nella rimonta. Ovviamente c'è ancora una rete per il club Futsal Parete anche sul calcio di punizione di Morra. Finisce così con la vittoria del Parete che può sperare ancora nei playoff per il Cicciano in notte fonda.